Ciao, questo è un video Haul Beauty, però prima volevo iniziare con alcuni prodotti che ho sia acquistato, ma li ho già provati e volevo dirvi come mi sono trovata. Allora, di Mulac ho preso sia il Detox Scrub, che sia la maschera purificante. Allora, questi due arrivano in questa scatolina così e dentro ci sono 75 ml per prodotto. La maschera purificante ha il 98% di prodotti naturali, mentre lo scrub detossinante ha il 90% di ingredienti naturali. Io li ho usati entrambi vi devo dire che mi sono piaciuti. Lo scrub è leggero, non è molto aggressivo sulla pelle. Ha questi, adesso vediamo se, eccolo qui. Questo sarebbe lo scrub. Come vedete quel puntino più scuro sono i pezzettini di, non mi ricordo, di nocciola di albicocca forse, perché adesso non mi ricordo, sì, nocciolo di albicocca. Allora, ci sono microsfere naturali di nocciolo di albicocca che allontanano le cellule morte, le impurità, i sfogli e i punti neri e rende la pelle più pura e liscia, infatti non secca la pelle e lascia la pelle bella liscia, e questo mi piace molto l'effetto. Dopo, grazie all'olio di semi di moringa ad azione detossinante, protegge la pelle dall'azione nociva dagli ingredienti inquinanti. Infatti, io che qui spesso ho problemi di arrossamenti, da quando utilizzo questo l'arrossamento è diminuito. E mentre la maschera purificante l'ho utilizzata due volte, perché questo l'ho utilizzato di più perché me lo sono fatto arrivare ancora un mese fa, mentre questo l'ho utilizzato solo due volte, l'ho utilizzata fino adesso. Allora, grazie alla sua pregiata argilla amazzonica e all'olio di liquirizia, in soli 10 minuti, infatti anch'io la tengo su solo 10 minuti, allontana dal viso impurità e grigiore, assorbe il sebo in eccesso e affina la grana della pelle. Allora, io l'ho provata, l'ho tenuta su sui 10 minuti, c'è scritto di metterne una quantità abbondante, tende a non seccarsi eccessivamente perché io ne ho provate altre. Dopo dipende dalla quantità che se ne mette, perché se ne metti di più in 10 minuti non c'è il tempo di asciugarsi minimamente. Mentre se se ne mette meno, tende un po' ad asciugarsi, ma vi faccio l'esempio della Girla Bianca di Kiehl's, è meno secca, in 10 minuti si secca molto meno. E sì, fa il suo lavoro, mi trovo la pelle bella liscia anche con questo, però mi lascia un effetto, a parte che non so se sia il sudore o cosa, facendo questo movimento sulla pelle mi sento un sentore di appiccicoso, non so il perché, anche se mi sciacquo bene, continuo a sentire, se faccio questo movimento mi sento un sentore di appiccicoso. E questa maschera c'è scritta di farla due volte a settimana. Anche questa qui vedo che non mi irrita qui le parti arrossate. Quando la tolgo sono leggermente arrossata per l'effetto dello sfregamento di togliere la maschera, però poi vedo che mi passa. Diciamo che mi sta piacendo, dovrebbe chiudere anche i punti neri ed è il motivo per cui l'ho presa, se mi aiuta a tenere più chiusi i pori, specialmente adesso se ricomincio con il fondotinta, con cose varie. E perché io ho osservato che quest'estate che non ho, mettevo solo la crema idratante e non mettevo più il fondotinta perché dal caldo sudavo, mi si scioglieva tutto. E ho notato che però sulla mia pelle i pori, specialmente qui sul mento e qui sul naso, hanno ricevuto dei benefici perché si sono rimpiccioliti. Sia l'effetto del sole, non lo so. E però
provando con questa maschera a vedere se posso continuare questo effetto anche quest'inverno, che riprenderò ad utilizzare i prodotti viso. Poi vi volevo dire che sulle labbra, sempre di Mulac, sto utilizzando il rossetto numero 43, Obviolusi, e ve lo scrivo, perché adesso non lo so se la telecamera si decida ad inquadrarlo. Dai, forse sì, forse riuscite a leggerlo tranquillamente da qui e non serve che ve lo scriva. Questo è il nome del rossetto che ho preso, che è uno dei nuovi tre rossetti che ha fatto Mulac, e questa è la tonalità ed è quello che mi vedete addosso. È quello meno vistoso, diciamo, perché le altre due tonalità che ho visto dalla presentazione mi sembravano troppo, mentre questo è più verso un nude che porto più tranquillamente. Prima di passare ad altri prodotti, volevo dirvi che questi prodotti li ho presi dal sito Pinalli. E vi devo dire che mi sta piacendo. Pinalli ha sia negozio che sito online, e come sito mi sta piacendo. Ogni 25 euro di spesa fanno già le spese di spedizioni gratis, e questo a me è andato benissimo, perché specialmente con questi prodotti di Mulac, se li prendevo dal sito ufficiale di Mulac dovevo arrivare ai 40 euro, mentre dal sito di Pinalli con 25 euro, io, per dirvi, ho preso la maschera e il rossetto, sono arrivate ai 25 euro, 25 e qualche centesimo, anche perché li ho presi scontati, e io ho ricevuto il mio pacco. Ho fatto l'ordine alle 11 di mattina, è partito da Piacenza, e il giorno dopo mi è già arrivato il pacco, per cui mi sta veramente piacendo questo sito di Pinalli. E un'altra cosa di Pinalli: quando fate gli ordini vi arriva questa cartolina dove c'è scritto che se scrivete una recensione, dateci il tempo, però una recensione sul sito di un prodotto, dateci il tempo però perché controllino, perché a me deve ancora arrivare il buono, ve lo dico già. Però qui c'è scritto che facendo una recensione dovrebbe arrivarvi un buono di 10 euro da spendere su un totale di 60 euro, per cui voi spendete 60 euro e con questo buono ve ne tolgono 10, che non è niente male come proposta, però vi dico che a me, io ho scritto la recensione, ma deve ancora arrivarmi il buono. Sono andata a vedere questa mia recensione, se è stata vista, cosa o come, e deve essere ancora approvata dallo staff. Per cui dateci, perché qui c'è scritto entro 2 giorni lavorativi. Ma vi dico che a me, non so se sia perché sia il periodo di ferie, però i 2 giorni sono già passati e ho visto che la recensione deve ancora essere vista dallo staff, perché deve essere ancora pubblicata pubblicamente. Per cui bisogna darci il tempo che ci dà, ma se funziona non è niente male come cosa. Poi altri prodotti quasi nuovi che sto provando è l'eyeliner di Nabla, questo qui, e il suo mascara, sempre di Nabla, che è questo qui. Questi qui sono due prodotti seminuovi che sto utilizzando e mi stanno piacendo, tra virgolette. Il mascara mi piace. L'eyeliner non è waterproof. Praticamente io qui, beh, a parte che l'ho messo qui da metà verso la fine, ma l'altro giorno ho tentato di farmi un po' di codina. Vi assicuro che nel giro di un'ora, sarà stato il caldo, sarà stato il sudore del mio viso, sarà stato quello che si vuole, ma è sparita, si è completamente sciolta, per cui no, non è adatta per questo, per fare la codina. E cambiando, restando sempre in tema beauty, vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto di prodotti che però non ho proprio provato. Iniziamo con il sacchetto più piccolo. Allora, non mi ricordo neanche più cosa ho preso, perché vi dico che sto facendo questo video haul perché inizio ad avere bisogno di utilizzare i prodotti. Questi sono prodotti che ho preso addirittura a giugno,
E poi ce ne sono degli altri e adesso faccio il video haul perché devo iniziare ad utilizzarli. Allora, qui ci sono prodotti della Kiehl's e della Lush, qui dentro questo sacchetto. Allora, della Lush ho preso dolce metà e shampoo al miele. Questo vi dico che non è per me, lo usa Davide, vedo che lo usa tranquillamente. Io lo utilizzavo prima di passare al Big e al Nuve. Questi sono i due che utilizzo io. Dolce metà lo prendo per Davide, che è quello col 50% di miele. Poi passiamo alla Kiehl's. Della Kiehl's ho preso le ultime, perché non so se ce ne siano ancora, perché vedo che iniziano a sparire, delle saponette, queste qui che avevano fatto l'inverno scorso per Natale, sempre per Davide, perché hanno uno scrub dolce, non sono molto grandi e si trova bene a lavarsi con queste saponette, per cui le ho prese. Poi per me dalla Kiehl's. Ah, qui dentro c'è un altro prodottino della Lush e ho preso lo scrub per labbra, quello al miele, che si sta già sciogliendo, è tutto impacchettato. Questo qui è, adesso non so se dalla telecamera si nota, però è come, vedete che è come un unico blocco. E questo qui ho preso quello al miele perché è quello che mi trovo meglio. Ho provato quello al cioccolato, adesso sto provando quello alle ciliegie, ma vi devo dire che il mio preferito rimane questo qui al miele. Mentre altri due prodotti che devo iniziare a utilizzare, ed è già la terza confezione, e dovrebbe essere la terza confezione che è di questo, sono il contorno occhi all'avocado. E la crema per il viso, questa qui, Super Multi Corrective Cream. Questa qui è la seconda barra terza confezione, perché questa è la seconda confezione che prendo senza protezione solare, mentre quella che ho appena finito aveva la protezione solare 30 e vi devo dire che non mi è piaciuta. La stessa linea con la protezione 30 è più corposa, più ricca come crema e vi devo dire che d'estate utilizzare una crema più ricca a me non piace perché sudi, si vede di più la lucidità del viso. Non vedevo l'ora di finirla, vi dico la verità. E mentre questa qui che è senza la protezione solare è più fluida, più morbida e questa mi piace di più. Infatti quella con la protezione solare credo di non acquistarla più. Per quanto riguarda il contorno occhi, questo all'avocado è super buono, specialmente se me lo metto alla sera. Io qui alla mattina mi trovo più distesa, più morbida. Veramente è un buonissimo prodotto. E questi sono i prodotti che c'erano qui in questa borsa. Prendiamo l'altra borsa che è dell'Occitane. Allora, dell'Occitane, e beh, intanto mi hanno messo qui, che ormai mai non si sente più, mi hanno fatto questo cartoccio spruzzandoci un loro profumo, che ormai non si sente neanche più. Allora, di questa L'Occitane ho preso questa confezione carinissima con questo cestino, che c'è dentro una mini saponetta. Questa qui è una saponetta al burro, al milk latte. E anche, è piccolina e a me va bene per utilizzarla per lavare i pennelli. Queste piccoline le utilizzo a fare questo. Poi dentro qui c'è uno shampoo alle 5 oli essenziali. Vi devo dire che io questo shampoo l'avevo già provato e non mi ha molto convinto, però visto che c'è anche Davide che non si fa problemi a utilizzare certi shampoo, ho deciso di prenderla, anche perché era in offerta questa confezione. Sopra il prezzo dei prodotti che avevo preso, se ci aggiungevo che i 3-4 euro mi davano questa confezione, per cui ho deciso di prenderla. Allora, questo shampoo
Glielo do a Davide perché a me non è che mi convinca molto. Questo invece è un prodotto che tengo per me, che è un doccia shampoo, un gel doccia alla lavanda. E questo qui invece lo utilizzo io. E per finire c'è qui una crema in gel ultra l'acqua retirva, insomma, la devo ancora provare, però ho visto questa linea, mi sembra che sia una linea nuova che ha fatto L'Occitane e mi ha incuriosito anche l'idea di provare questa cremina nuova. Dovrebbe essere una crema per il viso idratante, qualcosa del genere, si è scritto di mettere nel viso al mattino, e per cui proviamo anche questa nuova linea. Poi, sempre dell'Occitane, hanno fatto le maschere. Io ho preso le mini dose giusto per provarle. Allora, una è uno scrub esfoliante, che stavo tentando di vedere con cosa è fatto. Dovrebbe essere fatto con il pompelmo, in base a quello che, al disegnetto che vedo qui. Dovrebbe essere fatto al pompelmo ed è un scrub esfoliante e illuminante. Questa è una mini taglia che basta giusto per una volta. Avendo fatto queste confezioni così piccole, hanno fatto anche le confezioni più grandi, che io adesso non so qui cosa ho preso, poi proseguendo. Comunque mi ricordo che ci sono queste mini taglie che sono per provare il prodotto, poi ci sono delle confezioni più grandi se la maschera piace. Poi ho preso questa qui al mirtillo, sembra al mirtillo, che dovrebbe essere una maschera calmante, una maschera lenitiva, una maschera lenitiva. E anche queste qui sono da provare. Adesso è una curiosità, visto che è un prodotto nuovo, volevo vedere quanti minuti che si devono tenere. Allora, dipende qui dalla maschera, perché questa è il mitilli, c'è scritto sui 5 minuti, mentre questa qui al pompelmo c'è scritto, no, da usare una o due volte a settimana. Questo sì c'è scritto, però non c'è scritto il tempo di applicazione. Di qua c'è scritto 5 minuti. Questo c'è scritto 5 minuti, questo non c'è scritto. Ma comunque queste mascherine. Poi ho preso il mio amato burro cacao, questo qui fatto in stick, così è quello che utilizzo di più di tutti e mi sta veramente veramente piacendo. È un lip balm al 10% con burro di karité ed è molto buono e a me piace moltissimo. È trasparente, tranquillo, non si vede quando, cioè si fa un po' di luccidino come tutti i burro cacao, però non è una cosa fastidiosa, che sto tentando di liberarmi la faccia dai capelli perché sto iniziando a sudare. Comunque è un buon prodotto quel burro cacao. Poi ho preso questo, hanno fatto dei rossettini no, tipo lucidalabbra, per capirci, non sono molto intensi di colore. Però mi ha incuriosito il prodotto, per cui questo è il pack. Come vedete qui c'ha doppia funzione, doppio colore, che non so dirvi, perché c'è scritto che ci sono vitamine e colore. E io ho preso questa tonalità, allora ve la faccio vedere per farvi capire che non è che dà giusto quel leggero sentore di colore alle labbra. Questa è la tonalità e ho deciso di prenderla giusto per provare anche il prodotto e vedere com'è questo rossettino fatto così. Ultimi due prodotti che ho preso dall'Occitane. Allora, ho preso uno dovrebbe essere un scrub, esatto, e uno dovrebbe essere un prime balm maschera. Questo sarebbe un balsamo labbra, qui c'è un capello, un balsamo labbra, ci sono di vari colori e io ho scelto questo, che
adesso non era il più dolce come profumazione, mi ha ispirato questo. Si può utilizzare sia come uno strato leggero da mettere come fosse un burro cacao, ma se si vuole si può abbondare e fare un effetto maschera idratante sulle labbra. E anche questa idea mi è molto carina e mi ha ispirato. E per finire ho voluto provare, io di solito prendo i scrub labbra di Lush, però visto che è un prodotto nuovo ho voluto provare anche, però adesso ecco, no, forse riesco a farvela vedere, è molto più liquido di quelli di Lush. Questo qui è uno scrub labbra di L'Occitane, che è un prodotto nuovo. Anche questa qui è una profumazione molto fresca, perché ce ne sono anche di questi qui di varie colorazioni, di varie profumazioni. L'effetto è sempre lo stesso, però hanno fatto vari gusti. E a me è piaciuto questo qui giallo, che è al mandarino, e ho deciso di provare anche lo scrub di L'Occitane, che mi ispira molto l'idea di fare questo mix tra... Prima mi faccio lo scrub, poi mi faccio la mascherina con questo prodotto, e dovrei riuscire ad idratare ancora di più le mie labbra. Finiti i prodotti di L'Occitane, adesso metto giù la borsa di qua, una di qua, una di là. Adesso devo prendere l'ultima borsa, che sono gli ultimi acquisti che ho fatto da Sephora. Anche qui c'è un miscuglio di prodotti. L'ultimo buono sconto mi sembra che sia arrivato giugno-luglio, quelli del 20%. Allora ci sono acquisti fatti con il 20% e un acquisto che ho fatto la settimana scorsa. Allora, partiamo con l'acquisto della settimana scorsa, che ho preso la c'è scritto qui. Questa qui è la palette di Anastasia Beverly Hills, l'ultima uscita, in collaborazione con questa influencer. E questa è la palettina, che beh, è fatta così, è fatta in finta pelle con questo effetto così, come tutte le palettine è fatta uguale, ha la stessa forma, c'è lo specchio, il pennello, e queste sono le colorazioni di questa palettina. Allora, a me queste colorazioni mi sono piaciute, mi piace il marchio Anastasia Beverly Hills e ho deciso di prendere questa palette, questa l'ho presa, la precedente che aveva fatto in collaborazione, che non mi ricordo più con cosa, comunque se andate sul sito di Sephora la trovate, perché anche l'altro giorno l'ho vista, perché è uscita la Riviera, che l'ho presa, ed è un nì perché è troppo colorata, la utilizzo e non la utilizzo. Ho voluto provare a prenderla, però mi accorgo che troppo colorata poi non la utilizzo molto, mentre colori più neutri li utilizzo di più. E poi è uscita una collaborazione che non l'ho presa perché assomigliava molto alla Riviera, in sintonia con questi colori un po' pazzi. Mentre questa, sono ritornata a riprendere queste palette perché questa è di nuovo sui toni che a me piacciono, per cui questa è tornata da me. E adesso devo provarla e poi vi saprò dire. Un'altra novità, che ho una mini prova, è del nuovo fondotinta di Make Up For Ever, questo qui, il Rebot. Ero incuriosita da questo nuovo fondotinta perché c'è scritto che leviga la pelle, e a me questa idea mi piaceva, specialmente pensando all'inverno. Però quando l'ho preso lo stesso, però provando, perché me lo sono fatto provare, me l'ha proposto di provare da Sephora, e per cui ho accettato e l'ho provato. Però vi devo dire, rispetto al classico Ultra HD, quello classico che è da anni che c'è, questo qui è più leggero, che questa cosa non me l'aspettavo,
perché visto che c'è scritto che leviga la pelle, che è adatto alle passerelle per togliere la stanchezza del viso, mi ha incuriosito e l'ho considerata un motivo valido per acquistarlo, però è più leggero. Per cui anche il commesso che me l'ha venduta mi ha un po' messo un nì se portarlo d'inverno oppure no, perché secondo la sua opinione è più un fondotinta da portare in questo periodo primavera-estate che si cerca una texture più leggera e di poi verso ottobre-novembre tornare al solito Ultra HD. Allora, io ho deciso di prenderlo lo stesso e di provarlo. È vero che è più leggero, però è vero che che leviga uniforma la pelle. Poi io non l'ho tenuto su molte ore e non saprei dirvi che effetto che fa. Per cui, visto che l'Ultra HD mi piace, ho deciso di prenderlo lo stesso. Lo provo e eventualmente ho pensato, se mi vedo andando verso l'inverno che è troppo leggero, metto questo sotto e sopra ci metto l'Ultra HD, cioè mischio i due fondotinta praticamente. Però l'idea di provarlo mi è piaciuta e adesso lo devo provare sulla mia pelle, portandolo giorno su giorno e vedere che effetto che fa. Poi passiamo a prodotti che ho preso ancora con il 20%, per cui vi parlo di giugno o i primi di luglio, se non sbaglio. Allora, ho preso l'autoabbronzante di Dior, che è quello in tubetto, e adesso non volevo neanche aprirlo perché ho aperto quello di Lancaster e questo lo tengo lì per quando ho finito quello di Lancaster. Comunque anche questo qui della Dior, il gelé autoabbronzante, mi è un prodotto che mi sta piacendo, cioè io una confezione l'ho finita. Questa è la seconda che riacquisto perché la prima mi è piaciuta. Se è uguale alla prima confezione, è un buon prodotto per come autoabbronzante. Un prodotto nuovo che ho preso questo gommage di Frank Body. Questo qui, non so come sia buono o cosa o come, però dentro c'è. Beh, è piena come confezione, dentro ce ne sono, volevo vedere quanti grammi ce ne sono, perché di solito queste cose, ce ne sono 100 grammi ed è un esfoliante al caffè scrub per il corpo. Più di provarlo, vediamo com'è. E dello stesso marchio ho preso anche quello estivo, anche se ormai l'estate sta finendo. Questo qui non è al caffè. È uno scrub made in Australia, qui c'è scritto di qua. E questo qui sarebbe un scrub, quello estivo, io lo utilizzerò adesso. L'ho lasciato lì perché in questo periodo di scrub avevo aperto quello di Bottega Verde, quello al caffè verde, e per cui non mi sono interessata ad aprirne altri. E poi altri prodotti. Ci sono due profumi e poi ho finito. Non so se li trovate ancora, sinceramente. Sono di Dolce & Gabbana, sono l'edizione estiva che hanno fatto del Light Blue. Una è maschile e una è femminile. Beh, questi li apro perché questi li metto in funzione. Allora, uno tolta dalla cartina, la cartina qui anche, la carta quella cellophane qui in plastica, anche il sole disegnato. E visto che, anche perché io li ho presi con il 20%, mi è ispirata l'idea di prendere sia quello femminile che quello maschile. Adesso se riesco ad aprirlo, ve lo faccio. Allora, quello maschile sono riuscita ad aprirlo anche perché è un'edizione limitata e non saprei dirvi se li trovate ancora. La profumazione mi è piaciuta per cui li ho presi entrambi. Allora, questo è quello femminile e questo è quello maschile. E queste qui sono le novità profumose che mi sono concessa in questa estate, ormai finita, e io li utilizzo adesso, ma va bene lo stesso. Anche perché i profumi, anche se
Se sono estivi, io di solito li utilizzo anche d'inverno, non è che mi dia, anche perché d'inverno tendono a fare profumi troppo pesanti, troppo cupi, a me sinceramente non piacciono molto, per cui tendo veramente ad utilizzare sia d'estate che d'inverno profumi estivi. Ok, dopo questa lunga mia chiacchierata ho finito, vi saluto e ci vediamo la prossima volta, ciao!